Ciao a tutti, siamo qui per un'altra puntata di Bugia Under 30. Oggi abbiamo come ospite Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica, ingegnere che fa un sacco di cose, ambassador per Parma 2020-2020. Come stai, Giulia? Ciao a tutti, bene, in casa penso come tutti in questo momento, però troviamo il lato positivo, ci sono un sacco di robe da fare, non capisco perché, ma ce n'è sempre di più e uno non riesce mai a starci dietro. Giulia, tu dietro ti porti una storia importantissima, una storia che può essere, ad esempio, a tantissime persone, a tantissimi ragazzi che ci stanno seguendo. La prima domanda mi pare d'obbligo. Raccontaci un po' la tua storia, Giulia. Sì, allora, vabbè, ragazza normalissima, bambina, io ho altri due fratelli più piccoli e ho sempre fatto sport da quando sono piccola, diciamo che star ferma non era il mio. Per fortuna abito anche in campagna, per cui andare fuori, pomeriggi, tutte queste cose qui, facevo un sacco di attività già da piccola e poi dopo però mi sono focalizzata, diciamo, sulla ginnastica. E mi allenavo tutti i giorni, poi dopo mi sono spostata al trampolino elastico. Ero in nazionale, ho fatto un europeo, per cui diciamo che lo sport occupava una parte importante, insomma, della mia vita, della giornata. Diciamo che il tempo delle giornate era abbastanza scandito da quello. E niente, dopo nel 2010, durante un allenamento, e mi sono persa in un salto. So, al trampolino elastico, le reti dove si vanno a giocare tutti. E praticamente mi sono persa, un po' come quando uno si addormenta e sembra di cadere nel vuoto. E avevo 15 anni e niente, praticamente mi sono persa, mi sono ritrovata sempre sul trampolino, a pancia in giù, a non sentire più le gambe. Io non ho mai perso conoscenza, per cui mi ricordo tutto, chi c'era, chi non c'era. Era proprio l'ultimo salto, era alle 7 finiva l'allenamento e niente, poi dopo mi hanno portato d'urgenza in ospedale a Parma, in neurochirurgia. Mi hanno sottoposto subito la sera a un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale. E praticamente mi era scoppiata una vertebra che ha toccato il midollo e quindi da lì ho perso uso e sensibilità delle gambe. Poi dopo c'è stata tutta una parte di riabilitazione che è durata 6 mesi. Ti spostano in un centro proprio di riabilitazione dove ti insegnano a tornare a fare tutte le cose che uno fa normalmente nella giornata, dall'alzarsi da letto, lavarsi i denti, e poi qualsiasi cosa fatta in un altro modo, da seduti, per cui spostarsi dalla carrozzina, fare tutte queste cose qua. E una volta finita tutta la riabilitazione, la cosa che mi mancava dello sport c'era, perché a me è sempre piaciuto, per cui mi mancava l'allenamento, la fatica di tutti i giorni, il sentire di aver dato tutto. E quindi ho detto a mia mamma: io voglio fare le gare, perché a me proprio mancava l'adrenalina da gara e lo sport, diciamo che l'ho sempre visto così, cioè Dopo per me è quanto abolito. tempo hai avuto questa voglia? Poco, forse un mese, due, cioè proprio Ammazza. devo tornare. Cioè, già subito quando sono uscita dalla sala operatoria, non me lo ricordo, me l'ha raccontato mia mamma, perché ero ancora abbastanza addormentata. Mi ha detto, cioè io gli ho chiesto se sarei, sì, se avessi potuto ancora saltare e di non perdere l'anno a scuola, perché ero in seconda superiore, mi sono fatta male durante le vacanze di Natale, quindi c'era tutto il secondo semestre che era da svolgere comunque, quindi io non sono mai più ritornata a scuola quell'anno, poi sono ritornata a scuola in terza. E niente, quindi ero rimasta Che alla hai deciso di finale. continuare a fare sport. Esatto, e quindi da lì
non sapevo cosa, perché ovviamente trampolino non c'era più, c'era tutto un altro mondo. Un altro mondo, e io mentre in ospedale facevo riabilitazione in acqua ed è l'unico momento in cui non avevo la sedia, per cui ero io e dovevo capire dove era il mio corpo, come era messo e gestirlo. Per cui ho deciso di nuotare proprio perché è l'unico sport in cui non hai niente, sei tu. Infatti, anche guardare una gara di nuoto è diverso da un altro sport, non so se penso all'atletica, un handbike, qualsiasi cosa. In atletica vedi la corsa, un amputato, una protesi, tante cose, mentre il nuoto arrivi proprio davanti ai blocchi. È un po' uno spogliarsi di protesi, di qualsiasi cosa, e sei tu. Hai iniziato questa carriera nel mondo del nuoto e sono arrivati i primi successi. Sì, devo dire che è andata anche bene, sono anche fortunata. Io quando ho iniziato non sapevo dove sarei arrivata. Sicuramente il mio obiettivo era far le gare, migliorarmi e soprattutto divertirmi, fare qualcosa che mi facesse stare bene. E per cui anche lì all'inizio non sapevo neanche dove andare, perché non è così facile come quando anche prima avevo 4-5 anni, la mamma ti porta, i genitori ti portano a fare attività fisica, cioè la società vai e ti iscrivi, ok? Così non è stata la stessa cosa. Ecco, grazie comunque alle fisioterapiste dell'ospedale. Mi hanno presentato, insomma, mi hanno fatto conoscere un altro ragazzo che era stato ricoverato lì anni prima ed era andato a fare le Paralimpiadi di Pechino. E quindi, grazie a lui che è di Reggio Emilia, io sono di Parma, e quindi con lui mi ha fatto conoscere l'allenatore e siamo riusciti a trovare una piscina qua a Parma e da lì ho iniziato. Devo dire, sono stata anche fortunata, giro di conoscenze, devi un po' cercartele, questo sì, la strada non è sempre tracciata, ma devi andartele a cercare. Ovviamente mi rendo conto anche che sono stata anche fortunata, però è così, è tutto molto da costruire. Dopo averci raccontato la tua storia, vorrei farti delle domande un po' più approfondite, perché penso che tu hai tantissimi contenuti che, grazie alla tua storia, ti sei portata indietro e che hai sviluppato. La prima domanda che voglio farti Grazie. è il valore della determinazione. Che cos'è per te la determinazione? Allora, diciamo che credo di essere sempre stato, nel senso che in molti che mi conoscevano prima e dopo l'incidente mi hanno detto sei sempre rimasta così, lo sei sempre stato e credo che sia una delle cose più belle. Prima dell'atleta credo che venga la persona ed è la cosa che mi piace di più perché prima siamo tutti persone, poi siamo chi siamo, insomma. E determinazione penso che sia importante anche perché, come ti dicevo, è tutto da costruire, per cui credo sia fondamentale avere un obiettivo, sapere dove vuoi arrivare e trovare il modo per arrivarci. Ovvio, non è sempre facile, la strada ci sono anche le buche, però anche grazie all'aiuto di altri, perché da soli penso che si vada poco lontano. Per cui anche questo, nella strada, molte persone possono rientrare sulla tua strada e insieme si riesce ad arrivare all'obiettivo. Quando succede un episodio così importante come è accaduto a te, il cercare subito un obiettivo può aiutare, cioè le persone, tralasciando il caso specifico tuo, però la vita ti pone tantissimi episodi importanti, tantissimi problemi, che può essere un infortunio permanente, ma possono essere tantissime altre cose. Porti subito un altro obiettivo, è importante? Credo di sì, anche perché può anche
cambiare l'attenzione in quel momento, nel senso che se ti è successo anche qualcosa di brutto, magari uno un minimo, ovvio, ti dispiace perché è così, però spostare l'attenzione, focalizzarsi su qualcos'altro, magari ti può anche aiutare a superare questa cosa e quindi trovi il modo per arrivare a fare quello che vuoi fare. E devo dire che cioè, la testa credo che faccia molto in qualsiasi cosa. Che cos'è per te un limite? Ecco, un limite è sicuramente... è qualcosa... Come lo vivi il limite? Ovvio, per te esistono che... limiti? Allora, i limiti penso che ce ne siano, ma intesi sia come limite fisico e come limite mentale sicuramente, ma sta a noi valorizzare quello che puoi fare piuttosto che guardare ok, io fin lì ci sono arrivato, qui c'è una barriera, non posso più andare avanti. In realtà è proprio sta lì, penso, la chiave, avere quella voglia, quel qualcosa che ti spinge a superarlo, soprattutto quella curiosità, magari. Cos'è che le persone che magari non hanno avuto un problema permanente nella loro vita, un infortunio permanente, non riescono a vedere, ma che invece persone come te, che immagino che tu hai fatto un lavoro mentale veramente importante, hai la fortuna di riuscire a vedere? Una critica un po' per tutte quelle persone che magari sono superficiali su certi atteggiamenti perché magari sono stati fortunati che la vita non gli ha presentato un conto abbastanza caro. Allora, io devo dire che da questo punto di vista credo di essere stata molto, molto fortunata. Non ho mai avuto quel momento in cui mi sono dovuta chiedere chi sono, cosa faccio, ma ho sempre avuto intorno molte persone, dalla famiglia, fratelli, genitori, zii, tutti, e soprattutto anche gli amici, perché è anche sempre un punto di vista diverso dalla famiglia, l'amico. E questo mi ha aiutato molto a andare avanti, a saper chiedere aiuto, ma soprattutto a farsi aiutare, perché non è soltanto chiedere, perché prima di tutto devi, come dicevamo prima, acquisire che hai un limite, ma con gli altri riesci anche a superarlo. Quindi dar fiducia agli altri, non richiudersi in se stessi, ma aprirsi. Sì, credo sia fondamentale. Quindi sempre... Vai. Tu non ti sei mai sentita diversa, diciamo, perché viene naturale, penso, in queste occasioni, soprattutto all'inizio, sentirsi diversi dagli altri. Quindi c'è stata una transizione, magari, in cui all'inizio ti sentivi in difetto, ma che poi hai realizzato che sei come tutti gli altri. Devo dirti che io non mi sono mai sentita diversa, ma cioè è la mia vita questo, per cui io sono così. Se tu sei mio amico, diciamo che ho imparato forse anche a fare, già ero selettiva prima, sono ancora più selettiva adesso, nel senso che o mi accetti per la persona che sono, oppure... non sei nella mia cerchia di amici, non so come dire, però credo che ognuno di noi sia diverso. Banalmente chi porta gli occhiali, chi mette una maglietta piuttosto che un'altra. Credo che il bello di tutti sia essere tutto diversi, così in modo che ognuno possa imparare qualcosa dagli altri. Che consiglio vorresti dare, siccome tu sei una studentessa, sei laureata in ingegneria biomedica e stai continuando il tuo percorso in magistrale in ingegneria biomedica, a tutti i tuoi colleghi? Allora, sicuramente non è facile. A me lo studio ha anche insegnato tanto da quando ero piccola e ovviamente non facevo sport a questi livelli, a organizzare il tempo e soprattutto anche... un po' come magari anche delle volte uno sfogo, nel senso che
In certi momenti sei concentrato sullo studio, in altri sul nuoto, sullo sport che stai facendo, per cui a me ha aiutato tanto. Ovviamente i tempi sono dilatati, anzi io mi sento sempre indietro, però da una parte, cioè razionalmente ti dico ho fatto dell'altro, non è che mi sono girati i pollici, così a pelle dico oddio sono indietro, tutti i miei compagni si sono già laureati, non finirò mai, però vabbè, penso che sia un pensiero normale di comune. Tutti gli studenti. Quindi focalizzarsi su una cosa alla volta, cioè anche durante lo studio, quando magari c'è persone che fanno sport o che comunque fanno altre cose nella vita, cercare di catalogare, ora faccio questo, domani invece studio, cioè dividere e non unire le due cose, perché sennò viene fuori un disastro, giusto? Sì, secondo me è proprio quello, l'organizzazione e proprio ti aiuta anche nella concentrazione. Perfetto, Giulia, ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio per la disponibilità e per averci dedicato a noi tutto questo tempo, esserti donata così tanto con le tue parole. E ti ringrazio molto, Giulia. Ciao, Giulia. Grazie a voi. Ciao, ciao a tutti.